Parte col piede sbagliato la rincorsa al tricolore dell'Acqua e Sapone. Al Palasind di Bassano la Luparense, campione uscente, si impone 5-3 e guadagna il vantaggio nella serie finale al termine di una partita comunque spettacolare, ricca oltre che di gol anche di capovolgimenti di risultato. Eppure l'avvio di gara della squadra del patron Barbarossa era stato positivo, con i lampi di Luca Jan e Bocao che hanno da subito costretto il portiere di casa Miarelli agli straordinari. Un colpo involontario del compagno di squadra De Oliveira stordisce per qualche istante Mammarella, che poi viene salvato dalla traversa scheggiata dal secco destro di Borja Blanco. Si gioca a ritmi alti e lo conferma il gol del vantaggio della Luparense, che in un attimo trasforma l'opportunità di Murilo nel contropiede che taglia in due l'Acqua e Sapone. Realizza Tobe la rete dell'1-0 per i ragazzi di Davide Marin. Lo svantaggio non abbatte l'Acqua e Sapone, che nel giro di 4 minuti ribalta il risultato. Il pareggio è un autogol di Lara, che tocca nella propria porta un corner di Coco Wellington, il quale è uno dei tanti ex della partita e non perde l'opportunità di far valere la classica legge del mondo del calcio. Proprio Coco Wellington corregge in rete il tiro cross di Luca Jan. È un buon momento per l'Acqua e Sapone. Bocao rischia di spaccare la traversa, ma quando meno te lo aspetti, a pochi secondi dall'intervallo, il sinistro di Victor Meio sorprende Mammarella e manda le due squadre al riposo sul 2-2. Una rete che pesa tanto sul morale della squadra di Tino Perez, che nella ripresa tra il settimo e il nono minuto incassa le due reti che indirizzano la partita. Ancora Victor Meio con un destro potente all'angolino chiude una rapida combinazione e batte Mammarella per il 3-2. La Luparense coglie l'attimo e sale sul 4-2 con un'azione di ripartenza da manuale, Lara, Jesulito, Rafinha e quest'ultimo a gonfiare la rete. A riaccendere le speranze dell'Acqua e Sapone è un altro ex, Edgar Bertoni, che con un destro violento fulmina Miarelli. Perez gioca il tutto per tutto col portiere di movimento, ma deve arrendersi a 7 secondi della fine alla rete del 5-3 di Borja Blanco. Domani sera gara 2 sempre a Bassano, necessità di riscatto per l'Acqua e Sapone. Tornare dal Veneto con 2 KO sul groppone renderebbe proibitiva la missione Scudetto.